Gaetano Savatteri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole per farci incontrare questa opera collettiva dedicata alla Regione Sicilia, e devo dire che è un appuntamento importante perché incontrare la Sicilia da questa prospettiva credo che sia veramente molto originale, oltretutto anche molto molto interessante. Questa antologia L'Isola Nuova, 30 anni di scrittura in Sicilia, curata da Gaetano Savatteri con una nota di Salvatore Silvano Nigro. La pubblicazione è di Sellerio. Gaetano Savatteri, incominciamo subito a entrare, a respirare l'aria di quest'isola che ben si racconta in queste circa 600 e qualche pagina di questo libro di Sellerio, editore palermitano. Cominciamo dall'immagine di copertina, perché è un'immagine che ci porta in un'isola in una maniera inconsueta. Che cosa ci dice questa immagine, Savatteri? L'immagine è un'opera di un artista siciliano che ha costruito una Sicilia con le lampadine un po' sulla falsa riga di quelle che sono le luminarie delle feste patronali meridionali, e al posto della provincia di Palermo c'è un grande cuore, quindi c'è una devozione, se vogliamo, ma anche un modo pop, un modo diverso, gioioso di vedere una Sicilia che è sempre stata una terra del lutto, la terra, diceva Gesualdo Bufalino, della luce e del lutto. E allora quindi la possibilità che dentro questa terra così complicata e difficile ci sia anche una visione gioiosa, una visione, perché no, comica, umoristica. Quindi in questa antologia questo era quello che si voleva tentare di cogliere, quello che di nuovo è successo negli ultimi 30 anni, quindi esattamente dall'anno delle stragi, dal 1992, di novità che è successo in una letteratura che era già ricchissima, che aveva avuto Sciascia, aveva avuto Conso, aveva avuto Bufalino, aveva avuto Tomasi Lampedusa, Brancati, ma che dopo quella svolta, quello spartiacque del 92, ha avuto la necessità anche di raccontarsi in un modo diverso. E il raccontarsi in un modo diverso, plurale, è proprio l'oggetto, è la missione, la strada che ci propone questa raccolta L'Isola Nuova. Ricordo i nostri ascoltatori, Gaetano Savatteri, giornalista, scrittore, saggista, cresciuto nel paese di Leonardo Sciascia, ovvero Racalmuto, è un paese importante che Sciascia ha ben raccontato. E poi lei incomincia a scrivere romanzi, l'ultimo dei quali qual è stato, Gaetano Savatteri? Gli ultimi romanzi che sto scrivendo sono quelli della serie di Macari. Da cui è stata tratta anche una fiction televisiva, dove c'è questo personaggio, Saverio Lamanna, un giornalista che si trova in difficoltà, che torna nella sua casa di vacanza, di famiglia, e lì, quando sembra tutto finito, scopre da una parte la sua passione per le cose, per i fatti che gli avvengono attorno, ritrovando in qualche modo la sua anima di giornalista, ma anche un po' la sua anima da detective casuale, per caso. Nello stesso tempo anche un modo un po' ironico di prendere in giro alcuni stereotipi sulla Sicilia, di cui Lamanna è uno, tenta di demolirli e tenta di metterli in discussione. È quello che fanno anche i racconti dell'Isola Nuova che stiamo raccontando, questa antologia d'autore che propone più di 50 voci di scrittura. E lei, Gaetano Savatteri, ha avuto il compito, sicuramente difficile, quello di fare la scelta, di accompagnare noi lettori nell'arco di tempo dei 30 anni, le dicevo poco fa, cominciato nel 1992, e quindi in 30 anni capire, conoscere e scoprire anche come cambia un territorio, in questo caso la Sicilia, attraverso non i dati di cronaca e quello che è successo, ma invece sulla base di quello che è stato scritto. E a questo punto le chiedo, com'è cambiata per lei la Sicilia in questi 30 anni leggendo questi racconti?
Ma sicuramente c'è una presenza femminile fortissima, che tradizionalmente nella grande letteratura prodotta dalla Sicilia e sulla Sicilia nel primo Novecento non c'era, non era così rilevante, o quantomeno così presente. In Sicilia non c'è stata un'Elsa Morante, c'è stata una scrittura molto maschile, da Pirandello in poi, le donne erano veramente registrate, erano poche, poche per tanti motivi, anche editoriali e così via. Invece qua c'è una presenza, quasi la metà di queste autore sono scrittrici. Poi l'altra, secondo, il che propone anche un modo diverso di approcciarsi ai temi, ad esempio penso alla sessualità, alla sensualità, al rapporto con la donna e anche nella visione della storia, partendo ad esempio da alcuni grandi capisaldi, come ad esempio sono stata Dacia Maraini con la sua Maria Anacleia, una storia siciliana che aveva al centro una donna sordomuta, muta, che invece imponeva in qualche modo la sua personalità ed era diventata muta per una violenza subita. Questa è una cosa assolutamente nuova che prima sicuramente non c'era. Il secondo elemento è anche un elemento che in queste scritture abbiamo messo, sì, scrittori, autori, letteratura, ma abbiamo messo anche scritture di tipo diverso, come quelle teatrali di Emma Dante, di Davide Nia, ma anche, perché no, quella televisiva cinematografica, quella di Ficarra e Picone, tanti modi in cui la Sicilia si ripresenta anche con una sua veste meno tragica. Dopo che la tragedia c'è stata nel 92, terribile, che ha riguardato tutta l'Italia con le stragi, e quindi anche un modo nuovo di prendersi in giro, di prendere in giro e di raccontare la storia dell'Italia attraverso questa visuale che è la Sicilia. Eh sì, attraverso la visuale che è quella della Sicilia, ma è la cartina di tornasole di quello che è l'Italia tutta, perché dalla Sicilia si scopre quello che vive l'Italia attraverso la narrazione, che sia la narrazione da parte di un magistrato come Falcone, che sia come quella teatrale a cui lei ha accennato Emma Dante, oppure da un punto di vista più leggero di Ficarra e Picone, oppure anche di Attilio Bolzoni, che apparentemente non è siciliano, perché Attilio Bolzoni è, se non ricordo male, lombardo, ma della Sicilia ha fatto Sì, perché della. lombardo come sono io, nel senso che anche io sono nato a Ecco, Milano. come anche Siamo Domenico. lombardi, siamo di nascita, non Ecco, di diritto. Domenico Cacopardo non è siciliano, nato a Rivoli, ma in ogni modo, in provincia di Torino, lo ricordo, ma in ogni modo è il raccontare, la necessità del raccontare il luogo, per raccontare quello che è la vita vissuta, la vita inventata per quello che riguarda la narrazione. Sulla base di queste narrazioni, per l'appunto Gaetano Sabatteri, ci sono dei nomi che sono poi diventati importanti nel corso del tempo per quanto riguarda la scrittura. Ecco, come sono le nuove scritture siciliane? Perché questo è anche un po' il toccare il polso a quello che è la narrazione. 30 anni non sono pochi nella scrittura. 30 anni non sono pochi, la scrittura, diciamo, prodotta dalla Sicilia e sulla Sicilia ha avuto e ha una grandissima vitalità. Ci sono due cose: da una parte, dopo il grande successo del Gattopardo del 55, l'editoria ha sempre cercato il grande romanzo siciliano, il grande romanzo che bissasse il successo del Gattopardo, e spesso nelle presentazioni di questi libri sulla Sicilia c'è il grande romanzo, la grande saga. Penso soltanto al successo di quelli di Stefania Auci, quelli sui Flori, i Leoni di Sicilia e così via. Ci sono tantissime, c'è sempre questa ricerca del grande affresco siciliano. Naturalmente questo ha subito via via delle modifiche, in più è subentrato il grande fenomeno Camilleri in questi 30 anni, che ha spalancato le porte a tanta, anche a una lingua, un linguaggio
Camilleri è uno degli autori più venduti in Italia e più letti, che non scriveva in italiano tecnicamente, scriveva in una lingua inventata, una sbigatese, una lingua che somigliava al dialetto, che era un'elaborazione culturale, ma sicuramente non era l'italiano come lo studiamo a scuola. Quella è stata una novità fortissima che ha aperto le porte, per cui non c'è italiano e forse anche non c'è straniero che non sappia cosa significa ormai il verbo italiane, cioè guardare, perché ormai l'ho acquisito da una parte dai libri, da una parte dalle fiction su Montalbano e dai film tratti dai libri. Quindi il linguaggio, quella lingua, è diventata un esperanto nazionale e internazionale. Eh sì, lei dice bene, è diventato un esperanto perché lì ha veramente aperto la porta su un nuovo modo di scrittura, su un nuovo modo anche di inventare i luoghi, perché l'operazione straordinaria, tra le molte che ha fatto Andrea Camilleri, è quella dell'invenzione di un luogo e di una lingua e poi questo. Nella proiezione della narrazione rispetto agli altri scrittori ha sicuramente germinato anche delle possibilità di inserire quantomeno il dialetto, ma non come forma folcloristica, ma come forma proprio di scrittura. E dobbiamo rendere grazie a Camilleri perché dopo di lui, diversi altri scrittori hanno fatto sì che la forma dialettale entrasse prepotentemente nella struttura narrativa, mentre prima forse si era un pochino restii. Sì, c'era molto da dire, se pensiamo alla differenza, per esempio, con naturalmente una storia diversa, che è quella napoletana, dove invece il dialetto ha avuto sempre una grandissima, dalla canzone alla letteratura alla poesia, una fortissima prevalenza. In Sicilia c'era stata un veto, diciamo così, messo forse già da Pirandello, che diceva che non si poteva scrivere in siciliano a meno che non si accettasse di fare una letteratura regionalistica. Invece Camilleri ha smontato questo veto, ha reso commestibile il siciliano, anche da un punto di vista letterario, da un punto di vista del linguaggio letterario, e quindi ha spalancato la porta appunto a Emma Dante, a Enni, a tantissimi, a Calasura, a tantissimi autori che possono adesso entrare e uscire dal dialetto dando una ricchezza maggiore alla loro scrittura. Nella introduzione a cura di Silvano Salvatore Nigro, leggo una sottolineatura tra le varie. La segmentazione di questa antologia non immobilizza in uno schema né gli scrittori né i temi selezionati. Quindi credo che sia una libertà assoluta all'interno, della prospettiva, di quello che è la Sicilia, Gaetano Sabatteri. Sì, sicuramente ha ragione Salvatore Silvano Nigro, il tentativo è di non fare più lo schema tra letteratura e non letteratura. Esempio, è chiaro che la scrittura, ad esempio, per il teatro, come quella di Emma Dante, è una scrittura di tipo diverso, una scrittura molto fisica, è una parola che va sentita, che va recitata e non va letta in solitaria. E naturalmente ha degli eco, diciamo, degli effetti diversi quando si scrive per una cosa che deve andare su un palcoscenico. Abbiamo voluto, ho creduto che fosse necessario tenere conto anche di questa scrittura, non ancorandosi soltanto alla scrittura per il libro, per il testo da leggere, e mettendo anche insieme quello che forse non è letteratura, come appunto può essere un articolo di un giornale, può essere uno sketch televisivo, tanti linguaggi che alla fine finiscono per disegnare un'immagine della Sicilia, che è sempre stata una terra molto desiderata e molto esotica. Io dico sempre la Sicilia è l'esotico di casa nostra, l'esotico a mezz'ora di aereo, però in questo esotico c'è una grande suggestione, perché Pietro Germi, che non era siciliano ma che ha fatto bellissimi film
sulla Sicilia, anche grotteschi, come se tutta abbandonata, di passata italiana, diceva: la Sicilia è un'Italia al cubo, all'ennesima potenza, dove tutto viene in qualche modo tirato all'eccesso, nel bene e nel male, nel dolore, nel quello che in Sicilia è dolce, è molto dolce, è quello che è quando è il sole, c'è molto sole, quindi è come se non ci fossero vie di mezzo. E questa natura estrema della Sicilia adesso però comincia a essere raccontata dall'interno, rispetto a una Sicilia che per molti anni se ne è raccontata o dall'esterno, con una serie magari di pregiudizi, o spesso, come abbiamo detto, con una serie di, diciamo, aspetti politico-ideologici di altro genere. Adesso è come se le stragi del 92 avessero tolto il tappo che condannava in quegli anni, fino al 92, a scrivere la Sicilia in alcuni termini quasi recattatori, che erano quelli di mafia e antimafia. E non era possibile scrivere nulla che non riguardasse questi temi. Gaetano Sabatteri, quando si lavora a un'antologia, il tema del sacrificio di alcune opere è necessario. Come è stato affrontare questo tema? Vuoi sapere chi non mi saluta più? No, no, perché, no, di certo. No, sicuramente c'è una selezione veramente difficile, a volte potrebbe anche, io ho tentato nel farlo di giustificare, di giustificare nel senso di spiegare perché quella scelta e non un'altra. Questo non significa che siano tutte giuste le mie scelte, però sicuramente sono delle scelte ragionate, sono delle scelte ponderate, sono le scelte sul quale avremmo riflettuto a lungo, sia io, sia la casa editrice, sia appunto Silvano, Salvatore Silvano Nigro, che ci ha assistiti e ci ha seguiti. E non è stato facile a volte rinunciare a degli autori che meritavano perfettamente di esserci, ma che se non ci sono era o per un motivo cronologico di tempi, perché uscivano fuori da questo trentennio. E credo che anche questo è una cosa arbitraria, perché si comincia nel 92, perché come si fa a dividere il tempo con una cesura netta? Abbiamo scelto appunto la terribile estate del 92, l'anno delle stragi, in qualche modo per fissare un prima e un dopo, un discrimine, per fissare dei confini che sono necessari in un'antologia. L'Isola Nuova è l'antologia che abbiamo raccontato, 30 anni di scritture di Sicilia, libro pubblicato da Sellerio, curato da Gaetano Sabatteri. Ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma ci sono, adesso è una bella domanda, qualche libro. In questo momento sto leggendo un libro, un vecchio libro uscito molti anni fa, che nulla ha a che fare con la Sicilia, che è un libro su Heydrich, l'omicidio di Heydrich a Praga, che è HHHH, che è un bellissimo libro di qualche anno fa, che è stato ripubblicato. E poi invece più sui temi nostri, siciliani, anche siciliani, nazionali, il bellissimo libro di Francesco Piccolo, La bella confusione, che è il rapporto tra il Gattopardo e Otto e mezzo, tra Visconti e Fellini, che hanno in comune, ad esempio, alcune cose, molte cose le dividevano e alcune cose li univano, e soprattutto, ad esempio, in questo caso li univa una bellissima attrice che era Claudia Cardinale, che è presente in entrambi i film. È presente anche Claudia Cardinale in una bellissima copertina, per l'appunto, del libro di Francesco Piccolo, La bella confusione, ricordo, pubblicato da Einaudi. Intanto grazie davvero Gaetano Sabatteri e buon lavoro. Grazie a voi.